un breve Q&A che siamo molto orgogliosi di potervi proporre, visto che il regista degli ultimi due cortometraggi ci ha raggiunto dall'Olanda, prima che ci incamminiamo verso la sonorizzazione in auditorium. Io partirei, voi avete delle domande già che volete fare, altrimenti inizierei io a chiedere come è arrivato all'animazione. How did you come about to animation and where did you start from? Where did the passion come from? So like many children, I was always drawing a lot, and then I started drawing comics. So at first I wanted to be a comic artist, but then I started doing stop motion when I was 12, I think, with Lego. And from there, I started doing 2D animation, and then I studied animation in Utrecht in the Netherlands. At what age did you start at the school I think in it's 24, I think, 25, so quite late. È chiaro per voi, volete una breve traduzione, ve la cavate bene con l'inglese? Qualcuno un po' meno? Quindi il percorso è stato quello comunque di essere sempre appassionato al fumetto e quindi di voler essere un autore di fumetti per poi passare e scoprire la stop motion di cui vi ho parlato lunedì, se vi ricorderete. E l'animazione tout court dal 3D fino a 24 anni, poi iniziare la scuola di animazione oltre. So I really adore the flower found because it's so sad. And I love the way that you use animals like in fables, but there's a very strong moral and satire behind all your stories, but these two particularly. And I see also the same characters coming about. So I was wondering whether there are more stories which will come up with this kind of it's sort of a sequel maybe of themes and topics that you care about. I translate just Oh, yes. later. Io ero molto interessata a questo lato della favola, tipo quelle che noi benissimo conosciamo, che hanno una morale, che spesso usano gli animali per raccontarci qualcosa di molto profondo rispetto a noi umani. Quindi, e ho notato che alcuni animali, se avete visto, tornano nelle sue storie. Quindi mi chiedevo se forse c'era un sequel rispetto o un percorso che intendeva intraprendere rispetto a questo tipo di narrazione. I was thinking of actually of because I write, thinking of many different stories with similar characters, animals, and similar themes, like satire and dark humor. I think writing a series for an animated series. For television or web series? I'm not sure yet because I have to find funding, but yeah, it could be also on for web, also television. So you already started the project. You're looking for funding, that's it. No, I'm mostly writing and storyboarding and designing characters, and I haven't looked for funding or a producer for this project yet. Quindi effettivamente conferma che c'è un'intenzione di seguire questi personaggi, magari in quello che si potrebbe sviluppare come una serie televisiva, però al momento è più orientato ancora su quello che è lo script, quindi scrivere le storie e fare lo storyboard. Quindi tutta quella parte di preproduzione, la produzione verrà probabilmente molto più avanti. E voi volevate chiedere qualcosa rispetto a queste due animazioni che abbiamo visto? C'è qualcosa che vi ha particolarmente interessato rispetto alla storia, al tipo di animazione, oppure al tipo di personaggio? Quanto tempo ci è voluto per realizzare i due cortometraggi? So the last one that you saw was my graduation film, and I made it in 4 months, I think.
but it was really fast. But I was on a tight deadline, so I just worked all the time. But the one that you saw before that, I was with the pig, it took me 4 years to make. But it was my first professional film. And I was working with a bigger team, and it just took a lot longer than I expected. So, Flower Found was your graduation film? Yes. Il primo, l'ultimo film che avete visto, Flower Found, era il mio film di laurea, e siccome avevo una scadenza, ho impiegato 4 mesi per realizzare questo film. Mentre il penultimo, Pig, si è trattato di una produzione più grande, avevo un team anche al mio fianco, e in realtà è stato un progetto molto più lungo, di 4 anni. Qualcun altro vuol fare le cose? Siamo cosa applaudi. Hard job that's behind the short film. Jon, thank you for your films. They were beautiful, all of them, but all of them were very dark and cruel and sad. What's happening in the Netherlands? Are all Dutch animators cruel people, or how is it possible? I think we like the combination of happy things and then tear them apart. I don't know. I think it's funny, but you can also have some social commentary as well if you combine those two. But, I'm not sure if it's a typical Dutch thing, maybe. Sì, forse questa combinazione di cose veramente molto felici che c'è nei Paesi Bassi, ad un certo punto è come un po' se ne aspettasse le persone. Non sono proprio sicuro che si tratti di questioni o commenti sociali, però ecco, non sono neanche sicuro che sia una questione tipicamente olandese. Mi fa piacere che abbiate notato la doppia anima. There's a soul that's divided in two. There's a side which is ironic, and the other one that it is critical, so very serious. And we saw it in what do you think about the selection that was made about in the festival? So the do you find that you have a right spot there in those in the whole ensemble that was suggested by Kamun? Yeah, I found it surprisingly everything's is like there's a common theme and style. I think you can see it if you watch them all together. I didn't realize it. But yeah, so I think my films do fit. Chiedevo se volevo anche avere questa opinione rispetto a quello che avete potuto vedere voi rispetto al dietro le quinte del festival. Quindi il fatto di aver fatto una curatela e di aver fatto un certo tipo di scelta rispetto a un insieme di cortometraggi, e effettivamente anche il regista ci va vedendo tutti insieme, riconosco un tratto comune e quindi qualcosa, penso che anche i miei lavori lì dentro ci stiano bene. Voi avete dei commenti su quello che è la selezione che è stata fatta? Siete d'accordo anche voi rispetto al tema comune? Perché ha visto tutto, soprattutto, diciamo, perché qualcuno è arrivato dopo, cosa si agreeva. Avete altre curiosità rispetto anche all'animazione in sé o allo stile? Chi di voi inizia o ha appena iniziato animazione a scuola? O sta per? I was wondering who. Avete delle altre curiosità? I wanted to ask, what was your favorite shorts that you
you showed today to us. In termini di tutta la selezione, qual è il suo preferito o dei due? I suoi due, gli ultimi? Quale dei due? Qual è il suo preferito, ha chiesto? Sì, dei suoi in particolare. Sì. Ok, scusami, volevo essere sicura. For my own films, I think I do like Flower Farms better because I made it much quicker, so it was a better experience. But also, I like the story a little bit better because it's more of a traditional story actually. The other one is more experimental, I think. But I do like it's more focused on the characters, and I think I can, if I write a new film, I can do more with this kind of storytelling and focus on the characters more and their interactions. And with Big, it was like too much stuff. Vuoi chiedere ancora qualcosa? Gli altri hanno compreso quello che è stato detto rispetto ai due lavori? Sì? Il primo quindi più rapido, 4 settimane, molto focalizzato su dei personaggi molto particolari, l'altro c'era moltissimo altro in campo tra quadretti, storie diverse. In which way was it more experimental? You said big was more experimental. Ho chiesto in che modo è più sperimentale big. Yeah, so with Flower Found, it's the story is very linear, and it's, when I was writing it, it kind of wrote itself because every sequence is logical along the other, and then there's a twist, of course. But at Big, it was more like I was trying to think of different jokes with energy, and then there were so many options and so many. And I was when I was editing the film, there were so many options to put it together in which sequence and. And then it was quite difficult, and but yeah, like the way the story is told in Big is more experimental, I think, which was interesting to make, but I don't think I wanted to do a film like that again. Dice che è un'esperienza che non rifarà di sicuro perché è stato molto più complicato lavorare trovando diverse gag e diverse situazioni e poi trovarsi in montaggio a doverle mettere tutte quante insieme. Quindi è più sperimentale nel senso della narrazione, quindi quale parte viene prima o dopo l'intero montaggio del film. And my favorite part is the pig, which is the stuff on the, which is the drawing of the pig on the screen. There is another question, un'altra domanda. The drawings were made in the classical way with pencil and paper or in the digital one? Where are you? Oh, there, sorry, because you were behind the person. So what was your question? The drawings were made with paper and pencil or in the digital way? So yeah, the backgrounds are all pencil and paint. And the animation is also in TV paint, which is digital. Non so se siete a corrente che ci sono diversi software di animazione, questo in particolare si chiama TV paint e quindi ha questa possibilità di avere questo segno, questo tratto che è molto vicino al disegno, mentre avrei capito, avete sentito gli sfondi sono tutti fatti in realtà con la penna e i colori. Qualche altra domanda? Siamo tutti pronti e caldi per andare a metterci in marcia per l'auditorium? Facciamo una bella filettiana. Okay. Grazie, allora ringraziamo Ivana.